Dunque, la legittima difesa è legge, Grasso ha detto si dà il via libera alla giustizia, fai da te. Ma sono fesserie emerite. Io l'ho detto in aula motivando il voto favorevole di Forza Italia, perché questa è una proposta del centrodestra. Forza Italia nella scorsa legislatura ha cercato di portarla avanti, ma c'era una maggioranza di sinistra. In questa legislatura siamo stati i primi a fare proposte di legge. Non è una legge che dà licenza di uccidere, è una legge che evita il dovere di morire. Perché se uno viene aggredito nella propria casa, nel proprio negozio, da un criminale ed è armato, ha il diritto di difendersi. La legge è stata fatta perché già c'era la legittima difesa, ma si sposta il baricentro un po' più a favore della persona aggredita, per evitare che abbia una doppia aggressione, quella del criminale che ti entra in casa nel negozio e quella di un processo che dura 6 anni. L'accertamento della magistratura ci dovrà essere comunque, ma con elementi di valutazione più favorevoli alla persona aggredita. Noi avremmo voluto di più. I nostri emendamenti non sono stati accolti perché la Lega si fa mettere i veti dai grillini, stanno lì col guinzaglio, si deve fare una legge migliore. Le cose che ha detto Grasso sono delle castronerie. Grasso in un periodo negativo, dalla nave 18 alla legittima difesa, ne infila una alla settimana. A proposito di nave 18, adesso pare che si scatenerà anche il caso Sea-Watch, perché la Procura di Roma ha mandato l'incartamento a Siracusa. 18, 19, 20, noi siamo lì insomma, però al di là delle battute noi giudicheremo, se ce ne fossero le circostanze, casi concreti. Non so se questo caso approderà al Senato, dovrà valutare il Tribunale dei Ministri di Catania, non ne conosco i dettagli, le modalità, ovviamente se ci dovesse essere questa vicenda la valuteremo come l'altra, guardando tutte le carte, i dettagli e le circostanze. Può darsi anche che si rendano conto che c'è una politica di sicurezza del paese che è cambiata. Da ex ministro, come giudica la legge europea sul diritto d'autore, sul copyright? Sono favorevolissimo, perché basta con il saccheggio digitale. Google, Amazon, Facebook, Twitter rubano contenuti dei giornalisti, dei letterati, della musica, lo danno gratis alla gente, è un furto, galera, tasse, punizione. La rete è un vantaggio, ma il furto è un'ignominia. Ben venga una tutela della creatività, il giornalista che produce un articolo deve vedere remunerato il suo prodotto, la rete deve facilitare i contatti ma deve pagare ciò che usa, altrimenti è un furto legalizzato.